Romano, sono emigrato, se volete, per studi a Londra quando avevo 18 anni e dopo degli studi ho cominciato a lavorare nel settore finanziario, dove mi occupavo dei mercati emergenti, sul mercato obbligazionario e valutario, ma sentivo che una volontà di cercare di pensare un pochino alla cosa pubblica. E allora ho pensato a studiare negli Stati Uniti e cercare appunto di fare dei corsi più policy-based, policy-oriented, ovvero per le politiche pubbliche. Ovviamente i costi erano un po' proibitivi, come avrete notato negli Stati Uniti, e da qui la mia domanda alla borsa Fulbright e alla commissione che mi ha permesso di fare una bellissima esperienza alla Columbia di New York, e ho usato un anno estremamente intenso dove ho studiato un MPA, una Master in Public Administration in economia politica. Alla fine del quale sono tornato nel Regno Unito e dopo qualche anno mi sono candidato nel collegio Est Europa. Voi sapete che noi italiani diamo la possibilità ai nostre comunità italiane all'estero di eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento italiano. E quindi mi ritrovo qui da un anno e mezzo e mi considero un po' gli occhi, le orecchie e le braccia di una comunità italiana all'estero, ma anche mi pongo come obiettivo di pensare al bene del paese intero. E quindi volevo solo comunicarvi come per me è cambiata la vita, che grazie appunto al master che ho potuto fare, grazie alla Fulbright, sono riuscito a passare dal privato alla cosa pubblica e a equipaggiarmi accademicamente a questa nuova missione o fase della mia vita, ma soprattutto ci tenevo a essere qui per dare la mia testimonianza, in quanto questo è uno di quei programmi che permette lo scambio culturale vero tra paesi. Il senatore Fulbright era un vero genio. Questo non è una borsa di studio, come magari si vedono spesso in altri paesi, nei nostri paesi patria, in cui c'è veramente un tentativo di assorbire il capitale umano da un paese all'altro. Questa è una borsa, come ben sapete, dove c'è una clausola che ci obbliga di tornare ai nostri paesi di origine, proprio perché è una borsa concepita sullo scambio e sull'abbattimento dei comuni.